ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Se avete visto il video della mia prima rubrica in My Mailbox saprete che io stavo per finire The Maze Runner e finalmente l'ho finito. E non voglio fare, diciamo, una semplice recensione, ma voglio più che altro confrontare alcune parti del libro con quelle del film. Ovviamente in questo video ci saranno spoiler. La prima cosa è l'inizio. Nel libro Thomas si sveglia, ricorda il suo nome e tipo sta così, non capisce niente. Il film lui sfreccia, corre via, manco fosse, non lo so, Schumacher, e corre in ciampa e vabbè, e non si ricorda il nome e vabbè. Altra cosa, il linguaggio. Io ho visto prima il film e quindi insomma normalissimo. Vado a leggere il libro e la prima cosa che accade è questo. Ehi pive, dove stai andando? Thomas, sei una faccia di caspio, non capite questa situazione? Siamo proprio nella splof, della splof, della splof. Già. Terza cosa, il siero. Quando arriva Teresa è lei che porta il siero per la guarigione della mutazione nel film. Nel libro invece loro già lo hanno. Cioè loro chiedono e hanno. Quarta cosa, la mutazione. Nel film non è stato fatto vedere che alcuni personaggi nella radura hanno subito la mutazione, sono guariti e che quindi si ricordano di Thomas. Nel libro è appunto così, cioè Gully ha subito la mutazione, c'è la morte con Thomas, ecco perché. Teresa si sveglia, dice sta per finire tutto e c'è una cosa importantissima, lei usa la telepatia per parlare con Thomas ed è una cosa secondo me fondamentale perché loro si scambiano informazioni attraverso la telepatia. Invece di Teresa non ci fanno capire nulla, niente, zero, nada. Perché? Nel film si sveglia, cioè arriva dormendo, si sveglia e crea Thomas! E si riaddormenta. Un'altra cosa importante è quando praticamente Mino torna dal labirinto e dice a tutti quanti, Newt, Albi, eccetera, ehi, ho trovato un dolente morto. Nel film invece è così, non è così, l'hanno velocizzato, Thomas entra nel labirinto, uccidono questo dolente e basta, loro poi trovano la chiave e tutto il resto. Dove? Trovano questo dolente morto, decidono di andare nel labirinto, non riescono a tornare, stanno zoppicando, stanno arrancando verso l'uscita, le porte si stanno chiudendo e Thomas pensa bene di entrare correndo. Nel film che cosa accade? Mino dice tanto sei morto, che cosa stai facendo? E lo aiuta insomma ad alzare Albi sull'edera. Nel libro no, Mino dice ciao, va a quel paese, ci vediamo nell'aldilà e se ne scappa completamente. E quel povero Cristo di Thomas deve stare solo lui ad alzare quel coso che secondo me pesa almeno 90 kg sull'edera a fare una fatica immane mentre un dolente placidamente passa. Loro vabbè alla fine si rincontra con Mino eccetera sempre nel labirinto, non è che ammazzano il dolente, ecco, cioè arrivano a questa specie di precipizio e niente, sti cristi praticamente fanno cadere i dolenti dal precipizio, ma niente di che. Ecco. Albi vabbè viene punto. Però nel film non si capisce niente. Cioè, Albi è impazzito e grida roba a caso. Nel libro invece parla con cognizione di causa. In più, svelando insomma varie cose di che cosa effettivamente sta accadendo, lui addirittura prende e si inizia ad uccidere da solo proprio perché, diciamo, questa mutazione gli fa ricordare ma non può parlarne. Cioè, non può parlare di quello che ricorda. Questo secondo me era importante perché Albi spiega parecchie cose. Le mappe. Nel libro ci sono queste mappe disegnate da tutti i velocisti, eccetera, e alla fine loro riescono a capire, grazie a Teresa, a quel povero Cristo di Thomas, che sto labirinto forma delle parole: fluttua, piglia, sanguina, morte, premi.
In realtà nel libro quelli si devono buttare dalla scarpata, si devono infilare in questo buchino piccolino, devono fare tutto un bordello per mettere sto codice. Nel film, ok, va bene, è un film, devi velocizzare la cosa. Cioè, tipo, Teresa, forza, Thomas, dammi il codice! 7, 8! Ce l'abbiamo fatta! E poi la morte di Chuck. Nel film, vabbè, arriva Gally, bello e buono, bam, spara, finito, morto. Ma non è così, perché loro arrivano questa sede di questi, appunto, di questi creatori. I creatori sono tutti vivi, tutti. E poi c'è Gally, che in realtà è controllato dai creatori. Prende insomma un pugnale, corre verso Thomas per ammazzarlo e vabbè, si mette Chuck. A parte che la scena è descritta, cioè, non lo so, mi sentivo male io per Chuck, perché la scena come era raccontata, il pugnale, il sangue, Thomas che si disperava, cioè veramente mi è dispiaciuto. Però mi ha ricordato un po' Hunger Games, eh. Ragazzi, questo video è finito. Iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film di The Maze Runner. Ultima cosa, vi voglio ringraziare tantissimo perché i commenti che avete scritto sotto al giveaway sono bellissimi, ve lo giuro, ogni volta che li leggo mi emoziono perché siete tenerissimi. Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Devo mettere la parrucca.